Ma quindi adesso che non sta più. Hai smesso di leccare il culo Ax? Ma mo che sta facendo? C'è quello sbroffo di Ax sulla barba. Posso dirlo che Ax, se mi piace il pezzo, quindi che ancora non lo so. Non puoi dire che è bello J-Ax, perché le lecchi il culo. Ho capito. Capito. Però visto che adesso tutti quanti gli fanno le props perché non lavora più con Fedez. Ti spiego una cosa. Okay. Quando c'era MTV Spit con Marrakesh eccetera, Ax in giuria, sì. Era il periodo che tutti volevano, facevano la coda per fare i featuring con Ax. Sì. Marrakesh, quello perché tutti. Sì. Tutti lo facevano, tutti lo volevano. Poi si è messo con Fedez, Ax è una merda. Adesso è uscito da Fedez e torneranno tutti alle carriere. Perché la donna è mobile qual piuma al vento. E se tu sei prima donna, no? Bisogna sempre veicolare l'opinione pubblica. Capito? Tutti addosso uno, tutti addosso all'altro come i bulletti del merda. Ho capito. Beh, capito. Quindi adesso tu se dici bene sei un leccaculo. Se dici male sei un hater. Allora dirò quello che penso. Ragazzi, sono figli di me e figli di una nuova. E a proposito di figli, faremo il pezzo di J-Ax che parla di ma figli. Volevo attaccarmi dopo. Sai dove attaccarti? Sigla! Mannaggia, oh, mi porta via le gag del collegamento che mi faccio tutti i collegamenti mentali. Troppi collegamenti ti sei fatto negli anni 90. No, amico mio, amico mio. Comunque, J-Ax, tutto sua madre. Sono molto curioso perché tutto ho avuto... Tutto tua madre. Tutto sua madre. No, tua, tua. Ma almeno neanche il titolo. Ma non sto parlando di me, sto parlando di suo figlio, no? Tutto sua madre. Mica mia madre. Non è mia madre. Ti odio. Raga, J-Ax, stavo dicendo che è tornato, tutti mi hanno detto è tornato con a scrivere canzoni sentite non commerciali, e io sul non commerciale mi fermerei a polemicizzare un po'. Cosa vuoi? Ti va che polemico? Ti va che polemico? Poco poco, però 2 minuti. Commerciale è quello che fa la roba per vendere, e anche quelli che arcoroni, amici vostri che ascoltate, che hanno tutti i problemi dentro, io prendo lo Xanax, non posso dormire, vi ammazzo tutti, però poi devono fare il ritornello cantato, se no non ve lo ascolto, non ve lo canticchiate, anzi dite però qua ci stava ritornando la gara. Allora sono tutti commerciali, e gli unici non commerciali sono gli stronzi che si fanno le gemme in culo ai lupi nei paesini sconosciuti per tenere vivo il vero hip hop e non si prendono un euro, anzi li spendono, e sono loro gli unici underground che vanno rispettati, perché gli altri sono tutti commerciali dal momento che campi con la musica, punto, zitti. Chiuso. Sì. Hai fatto la gag che giocavi al mentre io parlavo. Non facevo nessuna gag. Tutto tua madre. Mi hanno scritto in privato che il pezzo è molto sentito, che il pezzo potrebbe anche farci commuovere. Io è difficile che mi commuovo. Noi non abbiamo un cuore. Non avendo un cuore e avendo a odio J-Ax. Sì, perché sì. Negli anni 90. Perché è commerciale. Mi ha rovinato la velocità e il beat di Raptus dove ci breccavo. Raptus. J-Ax, tutto tua madre. Tutto tua madre. Ce la fai a dire sto titolo di merda? Tua tutto madre. Tua madre. Vai, non J-Ax proprio. C'era una volta due persone. No. Due persone che chiagnano. Videogioco. Che sei una magia. Carino. No, Jovanotti. Bello anche il video, tanto. Per il mio spettacolo, chissà se immaginano che hanno un miracolo. Porca troia, che peso. Carino. Porca troia. La forma degli occhi e del viso, e l'hai presa già. Porca troia, vabbè. Guarda che video veramente bello. Bello. Avrei disegnato tipo Bam il mostro umano. Mi sembra un po' esagerato. Un attimo. Finocchio! Finocchio! Femminiella! Finocchio! Piangi strunz! Fa il culo. Piangi strunz! Allora, questo è un messaggio per il sociale. Se hai un cuore, adotta anche tu un piccolo fada. Dai, coglione. Io sono molto. Coglione, ricchio. Dai, coglione. Io sono molto... Noi non sapevamo un cavolo delle cure, dei cazzi, del bambino perso, eccetera. Quindi ci ha toccato. Io ho fatto tempo a riprendermi. Lui no, perché è emo. No, perché io sto pensando anche a tutto quello che è poi un parallelismo con alcune cose che ho vissuto e... Insomma, è una cosa abbastanza pesante. Io chiuderei qua, in realtà.
Però c'è da dire. Ti eri preparato tutto il discorso? Sì, è andato discorso a fanculo tutto. Adesso mi ripeto un attimo perché c'ho lo strozzino e non riesco pubblicità! A. Pubblicità! Qualche minchiata, per favore. Pubblicità! Circa! Eros Heroin! Your Name Clothing! Supra! Allora. E magari la Nintendo se ci vuole mandare due console. Io ve la butto lì. Parliamo del pezzo prima. Il pezzo. Melodicamente non mi piace quando lui fa il ritornellino perché mi ricordo. Beh, ma il ritornello ti ha fatto chiagnare, che cazzo dici? Ah, ma no, ma quello è proprio tutto quanto. Io parlo. Ma il suo ritornello che ti è arrivato. Lo so. Però io ti parlo a livello tecnico. Il ritornello, il melodico di Axe, non è mai una cosa che mi ha mai fatto impazzire. Dagli articolo 31. Voce. No, ma già dagli articolo 31, quei melodico lì un po' particolare non mi piace. Poi parliamo a livello sensoriale di quello che mi è arrivato. Quello che mi è arrivato mi è arrivata una botta. Cioè, proprio una botta. Più di Murubutu, cacchio, perché lui è anche un po' così, molto super parte. Su Murubutu. Cioè, racconta storie di altri, non bravo, non su mette Murubutu ti vai a immedesimare nella storia, ma non così. In questa maniera lui mi è arrivato qualcosa di suo molto pesante. E mi è arrivato qualcosa di mio che a livello parallelismo. Mi ha dato la botta. Quando rompiamo il cazzo, ma per voi cosa sono i contenuti? Allora, i contenuti. Contenuti è uno che vuoi chiamarlo artista, anche se è una parola che non mi piace. È uno che quello che vive lo racconta, non sì. Che racconta le cazzate. Quanti di rapper che ascoltate voi hanno un testo così, che riescono in questo modo a esprimere quello che hanno vissuto senza usare neanche troppe metafore o cazzate, ma dicendo che leggi e quello che leggi è quello. Per raccontare un dramma familiare della moglie che perde un figlio e lui per la prima volta si sente vecchio, eccetera, e il secondo figlio che ha dovuto fare le terapie, eccetera, eccetera. Cioè, guarda che questa è una canzone rap. È una canzone rap, lo pensavo mentre cantava, che è adatta a un target differente sì. Da quello con cui ha lavorato finora. Ma diciamo magari che anche il target, quello che è cresciuto, non è più il target del ragazzino. Ma anche un ragazzino che se vuole ascoltare, magari apre le orecchie e chiude la bocca. Io penso che uno che ascolti Storie Bastard dove parla di cazzate e ascolta un testo del genere non ma può va. Comprenderlo appieno. Perché mi venite a dire il rap è di strane, allora uno deve parlare di strane, no? Il rap questo, è solo uno stile. Questo musicale. È cantato in chiave rap, ragazzi. Però ho trovato molto più hip hop in questa cosa. Ma certo, perché si è messa nudo. Si è messa nudo, ha raccontato una cosa personalissima e non cose inventate. E anche quando diceva prima ridevo per lavoro, ma era una bugia. È già una missione. C'è tanta roba molto pesante che non andremo a spiegare sicuramente in questa reaction perché è già tardi. Ecco, poi volevamo farvi il pippotto sulle adozioni in Italia, ma la faremo un'altra volta. No, io penso che due parole le possiamo dire. Noi lo ricordiamo sempre, è una cosa che ci è toccato dall'inizio quando abbiamo iniziato a fare i video, soprattutto per delle cose che io e Barlo abbiamo passato. Le adozioni sono molto importanti, io vorrei vedere qualcuno come questi rapper o comunque questi artisti o comunque queste pop star si schierano anche nella parte un po' più bassa delle pop star, quelle sì, che sì. Sì, sì. Insomma, quelli che ascoltiamo sempre. Uno di questi è Tedua, che c'è, che porta sempre su determinati argomenti. Ma nessuno mai si schiera o parla di cose molto cose serie reali. E sensate. Se non quando deve farsi promo per il disco. Assolutamente bravo, assolutamente bravo. Volevo abbiamo preparato un pippotto gigantesco sulle adozioni. Sì, solo che non ascoltiamo quasi mai i pezzi prima, quindi adesso è andata così. Sentite. No, volevo consigliare però. Io siccome i ragazzi vi piacciono i fumetti, magari leggete anche qualcosa di italiano. Di Leo Ortolani. C'è Leo Ortolani, che è il creatore di Ratman, che ha scritto un bellissimo libro. Quando Madonna, c'ho lo strozzino. Dai, strozzino. Quando ha adottato le sue due figlie. Come si chiama il libro? Non ce lo ricordiamo più. Il libro non me lo ricordo, però lo trovate, il libro di Ortolani, leggetelo. È esatto. Meglio di quello che posso raccontarvi in un video. Quindi abbiamo consigliato il libro e io qua sotto scrivete se il pezzo di Axe fa cagare, se non è capace a scrivere, se è più falso lui o quelli che devono fare per forza il personaggio. Ah, io sono il diavolo, io sono... E quindi questo è un testo reale, altri testi sono puttanate. Suonano bene, ma sono puttanate. Quindi facciamo anche un distinguo. Adesso stiamo leccando il culo a J-Ax. No, stiamo dicendo che è un pelato di merda che ha scritto una canzone fighissima. Che cazzo vuoi che hai pelati di merda? Pure io sono un pelato di merda, ma non so scrivere queste canzoni belle. Ma tu non sai scrivere, punto. Sì, hai ragione anche tu. Ovviamente l'hater potrebbe dire: tu hai scritto di tuo figlio per farti riammettere, tu hai scritto di tuo figlio per farti riprendere hype dalla separazione da Fede e tutto il resto. Ma secondo me separazione da Fede, quando si è separato da Jed, adesso ha fatto pace, cioè sono stati tutti contenti, quindi sti cazzi, ha scritto di una cosa personale, ma poi
scrivi un pezzo così. Ma poi voglio vedere uno che dice che sta canzone fa schifo, l'è scritta male o non è sentita. No, secondo me. No, se no sei un coglione. Sei un coglione. Devo vedere, a parte in questo video, suo figlio, sempre nelle Instagram, di solito lo censuravano. Gli metteva questo video, però siccome è dedicato alla sua famiglia, ha parlato anche della nonna, dei cazzi, che è nato lo stesso giorno del nonno. Guarda che è figo. Anche il video è molto interessante. Raga, noi salutiamo. Un bel ritorno per J-Ax. E ti è rimasto un po' di cacca di Axe qua.